ti mettono la mano su per il sedere e ti rubano gli organi. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Abbiamo fatto la classifica delle donne giapponesi versione animal. Bene, oggi a grande richiesta facciamo anche la versione maschile. E tra l'altro ho deciso di aggiungere anche un test per poter verificare quale animale siete voi. Scientificamente provato, in 15 secondi scoprirete qual è il vostro animale. Detto questo, io vi dico, lasciate un mi piace se volete sostenere questo canale, perché mi fa molto molto piacere, veramente serve a me per capire quanto vi interessano determinati video, quindi se vi piacciono questi video lasciate un mi piace, che così mi aiuterete a crescere su questa piattaforma. Se vedrò che c'è un buon riscontro, cercherò di ricominciare a fare 2 video a settimana. Bene, iniziamo con questo video. Qua mi sono procurato tutta la lista di tutti gli animali e siamo pronti per partire. Avanti Marsh. Chi è sto avanti Marsh? Io direi il test lo facciamo subito, lo facciamo alla fine. Lo facciamo subito. No, lo facciamo alla fine. No, lo facciamo alla fine. Iniziamo prima a descrivere le varie categorie dei ragazzi. Ci sono i ragazzi bradipo, poi i ragazzi serpenti, i ragazzi volpe, i ragazzi... Bene, iniziamo con i ragazzi gatto. I ragazzi gatto sono quelli di tipo tsundere. Non riuscirete a leggere cosa pensano veramente guardandoli negli occhi. Sono difficili da gestire, hanno una voce piuttosto suadente, sono misteriosi e timidi. Si divertono a parlare dei loro hobby. Nel mio caso mi divertirei a parlare della mia musica. Se non sapete che scrivo anche musica, andatemi a cercare su Spotify per favore e ascoltate la mia music. Non si rivolgeranno mai direttamente a voi prima di conoscervi. Non sono particolarmente amichevoli o schietti, perché sono delle persone piuttosto riservate. Passiamo ai ragazzi numero 2, che sono i ragazzi coniglio. Aspetta, perché è uscito anche nel video precedente. Questo è un gioco, non è che i giapponesi siano così gerarchici che ti mettono in una categoria, se non sei in quella categoria non uscirei con te. Diciamo che questo è un gioco, è un po' come che gruppo sanguigno sei, una cosa così. Allora, i ragazzi coniglio, che come vi ho detto nel video delle ragazze saranno dei rompicoglioni, ebbene sì. Sono dei ragazzi che vogliono essere coccolati, abbracciati, sanno quanto sono gnocchi, però a differenza delle ragazze sono anche molto calcolatori, quindi non fidatevi troppo dei ragazzi conigli. Sono comunque mentalmente molto instabili, però allo stesso modo cercano di farvi cadere in una specie di trappola, che chissà quale trappola mai sarà. Sono dei ragazzi che ci provano un po' con tutte, però c'è da dire che sono anche dei ragazzi che non amano stare soli. Sono quei ragazzi molto needy, direi, che hanno veramente sempre bisogno dell'altra persona, perché come vi ho detto nel video delle ragazze, i conigli da soli morirebbero di stress. Questo è quello che sostiene un proverbio giapponese, molti giapponesi ci credono. Andiamo avanti adesso con la categoria di ragazzi numero 3, che sono i ragazzi serpentoni. I ragazzi serpentoni sono dei ragazzi che hanno un grande... Cosa che hanno? Un grande orgoglio. I ragazzi serpente sono anche dei buoni parlatori, sono cauti e sono sorprendentemente delicati. Non so in quale contesto i ragazzi serpentone possano essere delicati, ma buono a sapersi. Cosa sto leggendo, ragazzi? Cosa sto leggendo? Qualcuno mi deve spiegare. Al primo incontro possono sembrare un po' minacciosi e spaventosi. Qualcuna di voi è mai uscita con un ragazzo serpente? Ce lo faccio sapere qui sotto. Non lasciano mai che una donna la passi liscia. Vabbè, ma basta però, uffa. Sono anche molto bravi a entrare nelle tasche delle donne. Vabbè, andiamo avanti con la quarta categoria, che sono i ragazzi volpe. I ragazzi volpe, che ragazzi, io so che quando io vi dico ragazzi volpe, molti di voi penseranno magari al gatto e la volpe, quindi un po' dei furbacchioni, eccetera, eccetera, un po' che vi ingannano. Invece devo dire che nell'immaginario giapponese la volpe, oltre a essere uno yokai, quindi una specie di mostro, può anche essere una figura molto legata a delle divinità. Anzi, in realtà, nel folklore comunque giapponese, soprattutto nello shintoismo,
Anche se voi andate a studiare comunque teatro, eccetera, eccetera, spesso i demoni sono delle divinità decadute. Sono magari delle divinità che, quando è subentrata comunque la figura di Buddha, il buddismo in Giappone, sono cadute un po' in disgrazia e da, diciamo, culti popolari, diciamo, legati a un determinato luogo, sono un po' decaduti e quindi sono diventati dei mostri perché vogliono rivendicare la propria essenza. Fatto questo preambolo, questo era per dirvi che se voi sentite volpe non pensate necessariamente a qualcosa di brutto, ecco. Gli uomini volpe sono affascinanti, intelligenti, hanno una buona personalità, sono sempre sorridenti, amano i bambini, sono popolari, sono sicuri di loro, vanno d'accordo con chiunque, la gente naturalmente è sempre attratta da loro, non sono timidi, sono molto curiosi, sono altamente comunicativi e sono anche amati dai vostri capi e anche i vostri genitori li apprezzeranno. Sono dei fidanzati sostanzialmente perfetti, affidabili, rari e preziosi. Tutto loro praticamente sono, abbiamo capito. Andiamo avanti con i ragazzi 5, che sono i ragazzi lucciole. Sapete che ci sono le lucciole, le ragazze lucciole, ma questo mi sembra un po' le ragazze squillo. Vabbè, i ragazzi lucciole sono quei ragazzi che vogliono passare inosservati. Sì, ma io dico proprio le lucciole, vai a prendere con tutti gli insetti che ci sono, vai a prendere un ragno, vai a prendere uno scarafaggio, ma una lucciola anche al buio la vedi, cioè non capisco il perché di scegliere una lucciola per dire che sono dei ragazzi riservati e che non vogliono mai essere notati, perché dico, cavolo, c'hai una luce attaccata al culo, questo era un pensiero mio. Andiamo a leggere che cosa ci ha detto dei ragazzi lucciole. Hanno delle ambizioni segrete, a loro non piace stare nella folla, sono comunque gentili, non sono bravi nello sport e sono un po' lentini. Sono praticamente molto simili ai ragazzi erbivori. Sono anche dei mammoni. Ecco, scopriamo anche questo dei ragazzi lucciola. Bene. Andiamo avanti con i ragazzi bradipo. Amano la fotografia o comunque hanno molti hobby. Non piace stare all'aria aperta. Sono molto creativi. Hanno il ritmo del sangue. Scusate, l'ho tradotto malissimo, però era per dire che vanno alla loro velocità. Per esempio, se oggi vogliono fare una cosa, la fanno. Se non la vogliono fare, non la fanno. Anche se voi provate a chiedergli di uscire un giorno che non vogliono uscire, loro non usciranno e si stanno un po' per i cazzi loro e possono anche essere talvolta piuttosto viziati. Vabbè, andiamo avanti con i ragazzi capibara. Sono quelli grezzi, ma anche quelli che si prenderanno più cura di voi, si assicureranno che voi starete bene in tutte le circostanze. Ecco, io sono un pochino capibara allora da questo punto di vista. Gli piace vivere nella pace, odiano i confronti. In buona sostanza sono dei ragazzi tranquilli e sono anche molto popolari tra i giovani. Vabbè, bene. Finiamo con i ragazzi coccodrillo. Allora, i ragazzi coccodrillo sono dei ragazzi estremamente prudenti, piuttosto conservatori. Sono quei ragazzi che praticamente, se voi volete mettervi una minigonna, vi dicono di no perché gli dà fastidio, non vogliono che guardino la loro ragazza, cosa che secondo me è completamente ingiusta. Se una ragazza vuole vestirsi in un certo modo, deve poterlo fare a prescindere dal suo ragazzo. Secondo me nessuna può imporre a qualcuno come vestirsi, cioè alla fine, purché rispetti la legge, non vai in giro completamente nuda. Se una ragazza vuole vestirsi in un determinato modo, non vedo perché non potrebbe farlo, a patto che rispetti le altre culture, ovviamente. Cioè, se sei in un tempio, ha senso. Sono anche dei ragazzi molto affettuosi e anche onesti. Bene, allora questa era la classifica di tutti gli 8 ragazzi. Volevo dirvi che i ragazzi volpe, magari quelli un pochino più furbacchioni, che io vi ho detto quel discorso della volpe, forse l'immagine che noi abbiamo noi della volpe è più simile per i giapponesi magari alla figura del kappa. Oddio, ci sono anche quelli bravi che nei fiumi ti mettono una mano su per il sedere e ti tolgono le emorroidi. Ma no, ma sempre di emorroidi se finisce a parlare nei miei video. 2 settimane di fila, 2 settimane che parlo di emorroidi. Oppure ci sono quelli un pochino più cattivelli che ti mettono la mano su per il sedere e ti rubano gli organi. Che bel video. Mi sono dimenticato di fare il test a inizio video. Allora, ve lo lascio qui per una decina di secondi, così potete farlo anche voi. E poi a fine di questo test scrivetemi quale di questi ragazzi siete, che vi metto la traduzione. Allora, rispondiamo a queste domande. Allora, vi dico che per il politically correct cercherò di usare i pronomi il più politicamente corretti possibili. Se sbagliassi, perdonatemi. Vediamo, ti piacciono le ragazze popolari? Io vi dico che secondo me, se una ragazza popolare o meno, basta che sia simpatica, bene. Ti andrebbe bene uscire anche con ragazzi o ragazze più giovani? Beh, direi di sì, non vedo perché no. Faresti mai una dichiarazione
da iniziativa tua? Allora, io risponderei di sì. Quindi finirei per risultare il ragazzo A, quindi il gatto. Oh, bene, sono un ragazzo tsundere. Uffa, io volevo essere la volpe. Vabbè, faccio le dichiarazioni, però potrebbero anche metterci un paio d'anni. Dopo questo vi ho detto tutto e anche di più. Ditemi che cosa ne pensate voi nei commenti e noi ci vediamo al prossimo e fantastic, fantastic video. Ciao! Allora ragazzi, volevo fare questo piccolo PS perché mentre editavo il video ho scoperto che il test non era per scoprire quale ragazzo sarei o saresti, ma è il test per scoprire quale ragazzo o ragazza si abbina di più alla tua personalità. Quindi a me, in teoria, da questo test è emerso che mi piacciono gli o le tsundere. Bene, finisce così il video. Ciao e buona serata!